Ben ritrovati con un nuovo appuntamento, Safe Drive. Allora, l'elettrificazione è sempre più incombente, sempre più presente nel mondo dell'auto. Oggi andremo a scoprirla con un marchio che la sta interpretando attraverso la raffinatezza, l'eleganza, ma anche la sportività. Forse qualcuno di voi l'avrà già indovinato, si tratta di DS, il marchio del gruppo Stellantis, che appunto fa della raffinatezza e dell'eleganza i suoi punti di forza, pur rimanendo anche un protagonista nel motorsport, nella Formula E. Ma comunque, tra pochissimo restate lì che ne parliamo negli studi di Safe Drive. Bene, eccoci quindi in studio, come vi avevo preannunciato, non vado a rubare tempo, ci sono tantissimi temi da affrontare, vado invece subito a salutare i nostri ospiti partendo da Alessandra Mariani, Marketing Director di DS Italia, ben arrivata. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a voi e un caro saluto anche al collega giornalista Paolo Sardi. Buonasera Andrea e un saluto a tutti a casa. Rookie anche tu nello studio, secondo me, vero? Io ho venuto un po' di anni fa, è un po' di tempo che non vengo a trovarvi qui a Safe Drive. Grazie mille, ovviamente, come dicevo anche da Alessandra Mariani. Allora, parliamo un po' del collocamento di Stellantis, questa grandissima famiglia. Come sappiamo, diciamo che è stato comunicato più volte che ogni marchio sostanzialmente occupa una sua porzione specifica, c'è cioè una mission che ogni marchio dovrebbe comunque andare ad interpretare. La raffinatezza, l'attenzione al dettaglio, ai materiali, è da qui che parte il posizionamento di DS? Sì, DS all'interno della galassia Stellantis rappresenta la premiumness fondamentalmente, quindi è il brand che deve portare avanti questo concetto. Si ispira ed è nato in realtà per raccontare proprio il savoir-faire francese all'interno del mondo automotive, quindi ci siamo ispirati ai brand del lusso francese per creare questo brand automotive che appunto porta il lusso nell'auto fondamentalmente. La cura dei dettagli e la raffinatezza è quello che ci rappresenta, lo si vede dagli esterni molto curati, ma anche dagli interni, per cui i sedili con tutta l'artigianalità, la cura della pelle, le impunture, insomma tutto per creare proprio un'auto che rappresenti l'eccellenza proprio nel mondo appunto automotive. Quindi questo è il ruolo di DS, nonché ovviamente portabandiera dell'elettrificazione del gruppo Stellantis. Assolutamente sì, questo ne parliamo tra un po' naturalmente. Paolo, è ben definita secondo te in questo appunto qual è stata definita galassia più che famiglia Stellantis, questa suddivisione diciamo tra i marchi secondo te è ben percepibile, mi viene da dire, anche da parte del pubblico, a parte gli addetti ai lavori si intende? Ma secondo me sì, alla fine dei conti è stata anche una trovata valida quella di creare qualche tempo fa un brand a sé stante. È più facile sicuramente imporre un brand e dargli un'immagine nuova piuttosto che cercare di trasformare un brand che invece ha già un'immagine molto molto definita, per cui sì, credo che la strategia su DS sia assolutamente vincente. Elettrificazione, qui sì. Si aprono mille capitoli, insomma, vi coinvolgerò diversamente naturalmente sull'argomento, però prendo spunto dalle parole di prima, quindi una sorta di avamposto se non ho colto male, insomma, DS per l'elettrificazione del gruppo Stellantis, chiedo come mai l'avamposto e qual è anche la visione futura, presente e futura da questo punto di vista? Avamposto perché in realtà DS è stato il brand, prima ovviamente in PSA, che per primo ha elettrificato, cominciato proprio il percorso di elettrificazione, per cui il primo modello elettrificato è arrivato nel brand DS ed ora è un po' il portabandiera in realtà di questa elettrificazione, anche grazie proprio a tutta la tecnologia e agli studi, la ricerca tecnologica che stiamo facendo. Per cui abbiamo una gamma che è identificata come elettrificata, per cui si chiama iTense. Ogni modello della nostra gamma è già elettrificato, quindi ha una versione plug-in o una versione 100% elettrica, per cui siamo già, rispetto ad altri brand, molto più avanti insomma su questo percorso. La Formula E è un altro ovviamente laboratorio per noi per ricercare, per fare ricerca, per avanzare da questo punto di vista e poi per ovviamente così portare questa tecnologia all'avanguardia
all'avanguardia su tutti i brand poi del gruppo. Quindi diciamo che DS è un po' la punta di diamante che va avanti nella ricerca e nello studio di nuove tecnologie, ovviamente elettrificate. Dal 2024 la nostra volontà è di avere solo auto elettrificate, quindi lanceremo solo auto 100% elettriche dal 2024, quindi anticipando, se volete, di parecchi anni quello che sarà poi lo stop delle auto ICE, quindi termiche, per cui questa anticipazione fa parte proprio del nostro marchio, quindi è la strategia global del nostro marchio e siamo forse i primi, anzi siamo i primi insomma del gruppo. Paolo, deroghe a parte, la famigerata data del 2035, si dice gli accidenti, quanto è vicina, è proprio dietro l'angolo. Però questa imposizione politica che è stata portata nei confronti delle case automobilistiche ha portato a un'accelerazione, lo vediamo veramente notevole, dalle stesse case automobilistiche. Addirittura adesso abbiamo marchi, DS è un esempio, ma anche gli altri marchi del gruppo Stellantis, e non solo, anticipano ovviamente questo 2035 con la gamma 100% elettrica. È una situazione un po' particolare, dobbiamo dire. Sostanzialmente si dice sì, bisogna abituarsi all'auto elettrica, ma l'auto elettrica ormai è qui definitivamente ed è già presente sostanzialmente. Sì, allora aggiorniamo su un definitivamente, che qualche puntino sulle i ci vuole, nel senso che comunque ci sono dei traguardi intermedi, ci sono delle situazioni che vanno ancora vagliate, ci sono scenari politici in evoluzione, per cui è definitivo nel senso di un orientamento da parte dell'Unione verso quel tipo di soluzione. Poi vedremo esattamente come si andrà ad aggiustare il tiro. Bisogna in qualche modo attrezzarsi. Al momento il consumatore non sembra ancora prontissimo. L'Italia da questo punto di vista è un po' più indietro rispetto al resto d'Europa. Nel resto dell'Europa le auto elettriche, le tarificate stanno crescendo bene. Da noi l'anno scorso l'elettrico ha stentato non poco, c'è stata addirittura una flessione a livello di quote di mercato. Per cui bisognerà un pochino capire dove andremo a posizionarci. Sicuramente chi si muove in questa direzione avrà fatto i suoi conti. Al momento è una cosa che lascia un attimo così, perché chiaramente si va a incidere su una fetta di mercato un po' più piccolina, non c'è più il bacino d'utenza del 100%. Però è altresì vero che se questa direzione comunque verrà mantenuta, muoversi in anticipo darà a questi marchi comunque un vantaggio competitivo importante, per cui ci sta che nella rischio d'impresa qualcuno, soprattutto all'interno di un gruppo così ampio e variegato, provi, come dire, intanto a muoversi in una direzione, poi le strategie che verranno fatte a livello di gruppo si vedranno. Una curiosità, questo fatto che siete stati un po' selezionati, se mi piace il termine, come avamposto, continuiamo a ripeterlo, dipende anche un po' dalla clientela, dalla vostra clientela alla quale vi rivolgete, oppure no? Sì, sicuramente, nel senso che il brand, essendo un brand premium, si rivolge ad una clientela che, se vogliamo, ingloba anche quelli che sono i trendsetter, quindi persone che comunque sono disposte al cambiamento, disposte ad abbracciare nuove tecnologie, queste sono le persone più, no, più spronate, più pronte a cambiare e a portarsi verso l'auto elettrica, perché lì significa proprio cambiare il modo di utilizzo della vettura. Sappiamo che insomma, guidare un'auto termica e un'auto elettrica è molto diverso, proprio le abitudini devono cambiare, non si fa più rifornimento, si deve ricaricare la vettura magari la sera, la notte, eccetera, quindi proprio il cambiamento deve far parte della persona, quindi devono essere delle persone sicuramente aperte e lavorare su una clientela che è un po' premium, un pochino più se volete selezionata come hai detto tu, ci aiuta ovviamente. Sì. DS3 iTense qui in studio, beh, un'auto che sicuramente vi regala grandi soddisfazioni sul mercato. Quali sono un po' più le caratteristiche probabilmente che aiutano ad ottenere questo risultato? Okay. Beh, nuova DS3 prima di tutto sta arrivando in questo mese, quindi è una novità, quindi la stiamo rinnovando sia dal punto di vista estetico esterno, con pochi cambiamenti però significativi, ad esempio il logo glossy black per la versione performance line, che è la versione un pochino sportiva, quindi l'anima sportiva
di EDS3, ma anche poi cambiamenti interni come il nuovo software di EdS Iris, che è un software molto più avanzato rispetto a quello precedente, quindi che diciamo che rispecchia un po' quello che è l'utilizzo dello smartphone, quindi più personalizzabile, più customizzabile. Tutto questo insomma è portato all'interno della vettura, con anche la funzione di mirroring che ora è wireless. Per quanto riguarda l'iTense, abbiamo dei due importanti cambiamenti rispetto alla versione precedente: fondamentalmente più autonomia e più potenza, quindi sono importanti, cioè un 25% in più di autonomia, quindi passiamo da 320 km a 400 km di autonomia, e con il raggiungimento di quasi 500 km in ciclo urbano, quindi in città, ovviamente grazie alla rigenerazione dell'energia, no, in frenata. Quindi questo è uno dei punti chiave su cui stiamo lavorando, e qua abbiamo appunto già, no, un piccolo miglioramento, anzi un grande miglioramento che è stato fatto. L'altro punto, l'altro cambiamento, l'altra novità importante è la potenza: un nuovo motore elettrico, quindi totalmente nuovo, totalmente rinnovato. Si passa dai 136 cavalli della versione precedente a 155, quindi 0-100 in 9 secondi. L'auto direi che abbastanza risponde molto bene, insomma, alle esigenze del cliente, che ovviamente in questo caso è più giovane rispetto magari ad un cliente di una DS9, quindi vuole anche un pochino più di sportività, di reattività nella vettura tutti i giorni. Paolo, cosa ne pensi di questo modello, e possiamo iniziare a valutare questa autonomia, diciamo, nel range del 400-500 km, come appena stato spiegato? Interessante anche per togliere un po' di quella tipica apprensione nel primo approccio poi con un'auto elettrica. Ma partiamo dal primo aspetto che dicevi: sicuramente è interessante come modello, nel senso che in mezzo a un panorama molto molto vasto, con tantissimi modelli, questo spicca con una personalità decisa. È una di quelle macchine che quando tu le vedi capisci subito che cos'è, per cui ha una spiccata personalità, ed è una cosa che a me personalmente piace molto. Da un punto di vista tecnico è interessante la scelta fatta da DS, da Stellantis, cioè di fare auto di questo segmento con l'elettrico, nel senso che dal mio modesto punto di vista l'elettrico in questa fascia di mercato ha molto senso, nel senso che comunque sono auto che non hanno grandissime ambizioni a livello di passiste. Quindi un'auto come questa, che fa della versatilità nel medio raggio, è sicuramente adeguata anche con la propulsione elettrica, e 400 km d'autonomia sono sicuramente un bel risultato per una proposta in questa fascia di mercato. Le collezioni speciali, questo è un altro, punto tema. Ovviamente ad ADS era lecito attendersi questa, diciamo, questa scelta, questa opzione nella storia recente, è chiaro. Quindi ti chiedo, continuerete? Ci puoi anticipare qualche cosa? Allora, vediamo cosa posso anticipare. Sì, continueremo. almeno qualche indizio. Assolutamente. Ecco. Continueremo con le nostre collezioni, quindi sempre in riferimento al mondo del lusso e della moda. Lo vediamo anche nel modo in cui definiamo le nostre serie speciali, quindi le nostre collezioni. Avremo una collezione nuova nel 2023, sarà in questo caso trasversale, quindi questa è la novità. Quindi non sarà dedicata ad uno specifico modello, come l'anno scorso abbiamo avuto invece la DS3 Trois de Paris, quindi una collezione dedicata solo a DS3. In questo caso sarà trasversale su tutta la gamma, arriverà tra aprile e maggio, quindi non vi svelo ancora, diciamo, il nome, perché non abbiamo ancora rivelato nulla. Ci sarà un reveal in realtà inizio marzo, per cui tra pochi giorni. Però sì, siamo ancora, insomma, le nostre collezioni le avremo sempre, perché sono per noi un'animazione importante della gamma, e non sono qualcosa che non hanno una quota parte piccola all'interno del nostro sales mix, ma in realtà devono rappresentare il cuore delle vendite che faremo nel 2023, per cui hanno un ruolo estremamente importante. Non sono solo visive, ma apportano anche dei benefici prodotto, perché lavorano su dei top trim, quindi sono su degli allestimenti molto, molto elevati, comunque dal medio all'alto, e portano comunque un beneficio cliente importante, quindi sono anche interessanti lato cliente. Chiudiamo con due estremi che sono, sì, nella vostra famiglia, però okay, naturalmente, non a caso. Okay. DS9 iTense, quindi diciamo la celebrazione, okay, assoluta
virtuosismo, diciamo, dell'eleganza, e poi la DS di performance da 600 kW, diciamo, all'interno della vostra gamma. Ti chiedo un po' come vengono vissuti dalla vostra clientela, dal pubblico, questi due estremi che comunque io penso che in entrambi i casi vi rappresentino, pur essendo concettualmente diversi. Sì, ci rappresentano, perché in realtà il fil rouge tra le due è l'elettrificazione, no? È proprio questo mondo. Abbiamo DS9 che ovviamente rappresenta l'eleganza, la raffinatezza, quindi un segmento di, per cui un'auto importante con dettagli molto molto curati al suo interno, però con una tecnologia 4x4, i-Tense 360 cavalli, quindi se vogliamo la summa della tecnologia attuale per DS, quindi anche qua elettrificata. Stiamo parlando di una vettura comunque plug-in di 360 cavalli. Dall'altra parte il fil rouge con l'elettrico si porta dall'altra parte nella sfera sportiva, quindi la sfera elegante DS9, la sfera sportiva invece sempre legata all'elettrificazione è la nostra Formula E, e ovviamente anche la i-Tense Performance, che è il prototipo da cui poi nasceranno gli stilemi sia di design, in realtà proprio stilistico, del futuro, delle auto future di DS, ma anche ovviamente tutta la tecnologia, quindi la tecnologia è testata proprio concretamente dai nostri piloti su questo prototipo, no? E ci permette di creare proprio delle auto che siano sempre più avanzate. Quindi è vero, abbiamo 600 kW con una potenza di rigenerativa che arriva fino a 600 kW, quindi eccezionale, anche questo 800 cavalli, quindi se vuoi la sportività portata all'eccesso, ma per noi, a noi serve, estremamente utile, proprio perché ci porta a capire come deve essere gestita la vettura elettrica e dove possiamo lavorare per migliorare le batterie, l'autonomia. Ad esempio in Formula E, nella nuova generazione, ad esempio, oggi il 40% dell'energia che viene usata è un'energia che viene rigenerata, cioè quindi durante la gara viene rigenerato il 40% dell'energia che si utilizza, quindi anche qua un grande passo avanti, insomma, rispetto al passato. Per cui tutto questo è il laboratorio legato sempre all'elettrificazione. Quindi il nostro fil rouge è l'elettrico. Sei più dai 9 i-Tense o da performance? Ma, lato mio sono sì, sincero, lato, tanto sono nella stessa lato mio, lato mio sono più da performance, sinceramente, nel senso che comunque l'auto sportiva è comunque il sogno, è comunque qualcosa che emoziona. Poi ci può essere tutta la transizione verso l'elettrico che si vuole, ma comunque l'auto è qualcosa che deve ancora emozionare, deve ancora conquistare a livello di stile e di piacere di guida. Quindi, essere ancora passione sostanzialmente, questo penso sia nell'interesse anche di tutti, oltre a ciò che, a cui si crede. Giusto. Grazie mille, grazie. Alessandra Mariani, Marketing Director di DS Italia, grazie mille, grazie per essere ancora stata con noi, grazie, e grazie anche al collega Paolo Sardi. Grazie Paolo. Grazie Andrea e un saluto a tutti a casa. E adesso ci prendiamo invece una piccola pausa, poi tutti i servizi della settimana e poi l'ultimo studio a chiudere questo appuntamento di Safe Drive. Restate lì, a tra poco. Sul tracciato del ghiacciodromo di Livigno, Safe Drive ha partecipato ai test organizzati da Assogomma e Federpneus, con l'obiettivo di dimostrare, attraverso dati oggettivi e reali sensazioni di guida, la differenza tra pneumatici invernali ed estivi. Sensibilizzare l'automobilista sull'importanza di un corretto equipaggiamento della propria auto, soprattutto quando si devono affrontare condizioni critiche di asfalto o neve, è una missione che accomuna la nostra trasmissione con l'iniziativa Pneumatici sotto controllo, promossa da Assogomma e dell'Associazione dei rivenditori Federpneus, rivolta anche alle istituzioni e alle forze dell'ordine. Ogni anno, grazie a questa iniziativa, centinaia di agenti partecipano a test pratici e corsi tecnici monografici di approfondimento sugli pneumatici. L'appuntamento di Livigno si è articolato su 5 differenti test. Frenata, accelerazione, tenuta in curva, salita e discesa hanno messo in evidenza l'enorme efficacia degli pneumatici invernali su neve, a differenza dell'utilizzo di estivi anche catenati. È utile sapere che esistono due tipologie di gomme invernali, quelle con marcatura M+S, Mud and Snow, fango e neve, che indica una autodichiarazione del costruttore, e quelle che in più riportano il simbolo di una montagna a tre punte con un fiocco di neve al centro.
Questo pittogramma alpino significa che il prodotto ha superato un test d'omologazione specifico e indipendente. Pertanto quest'ultima tipologia è indubbiamente preferibile. Dal 2004 a oggi, anche grazie alla normativa che obbliga a montare un equipaggiamento invernale dal 15 novembre al 15 aprile, è aumentata la consapevolezza dei rischi che si possono correre senza l'uso di pneumatici adeguati, ma sarebbe un grave errore allentare la campagna di sensibilizzazione. Va dunque tenuto presente che la sicurezza della nostra auto passa da quella ridottissima superficie che costituisce il punto di contatto tra la vettura e l'asfalto, gestito unicamente dall'efficienza dei nostri pneumatici. Per avere un'idea, si tratta di qualcosa grande quanto un foglio A4, sommando tutte le ruote. Senza la corretta efficacia degli pneumatici, si vanifica o quasi anche tutta l'elettronica e i sistemi di sicurezza di cui le più moderne vetture sono dotate. Basta prendere in considerazione l'esempio che arriva dalla Formula 1 che tutti conosciamo. A fronte di milioni di investimenti sulle più avanzate tecnologie, alla fine in pista la differenza la fa l'efficacia e l'uso corretto degli pneumatici. È lì che si gioca la gara. Finché non avremo la convinzione che i pneumatici siano l'unico elemento meritevole di una spesa in più, le nostre auto non saranno mai veramente sicure. Quando la nuova Honda Civic Type R, da sempre allestimento sportivo del marchio giapponese, è stata mostrata al mondo lo scorso mese di novembre, i più si sono chiesti dove fossero finite ali, alette e appendici aerodinamiche varie che avevano arredato e adornato la versione precedente. Vero, ora le superfici sono maggiormente lineari e armoniose, con chiaro privilegio della fluidità rispetto alle sembianze aggressive e rapaci viste nel recente passato, ma l'efficienza aerodinamica, la stabilità e le prestazioni sono migliorate e non poco. Safe Drive ne ha potuto prendere atto nella prova della nuova Honda Civic Type R, che si è svolta nell'habitat perfetto per questa che ancora oggi è la trazione anteriore sportiva più potente sul mercato. Il luogo è inconfondibile, l'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, 4 km e 909 metri di storia del motorsport. Un rincorrersi di saliscendi, contropendenze e curve unico al mondo. Peccato solo per la pioggia, che non ha permesso di spremere a fondo la creatura sportiva di casa Honda. Ma poco importa, l'occasione è più che propizia per capire, insieme ai piloti del marchio giapponese e del team JAS Motorsport, quale sia la tenuta dinamica della vettura in condizioni difficili. Attenzione, il cambio è manuale a 6 marce e dotato del rinnovato sistema RevMatch. Alla fine risulterà uno degli elementi di maggior pregio di questa Honda Civic Type R. Preciso, fluido, rapido, si vola da un rapporto all'altro con un gesto minimo della mano, davvero eccellente. Si viaggia in modalità di guida più R, la più esasperata, con i controlli elettronici ridotti allo stretto essenziale. Anche la grafica del cruscotto si trasforma, aumentando il già evidente impatto racing. Il suono del turbo VTEC 2000 4 cilindri, con impianto turbo riprogettato per l'occasione, scalda il cuore, cupo e rauco proprio come si deve. La scheda tecnica racconta che i cavalli a disposizione sono 329 e la coppia massima di 420 Nm. L'accelerazione da 0 a 100 km orari è coperta o meglio bruciata in 5,4 secondi. L'assetto ribassato di 13 mm rispetto alla precedente Type R aiuta e non poco, così come alcuni elementi che supportano in modo eccellente l'aspetto aerodinamico. Tra questi la calandra, allungata e allargata per sfruttare al meglio i flussi dell'aria. La carreggiata posteriore più ampia e le rinnovate sospensioni anteriori a doppio asse comunicano sicurezza e fiducia. Nonostante l'asfalto viscido e alcune insidiose chiazze d'acqua vicino ai cordoli, la Honda Civic Type R non dà segni di incertezza e reclama un voto più che positivo da assegnare al comportamento dinamico. La nuova Honda Civic Type R è già ordinabile per il mercato italiano. Sarà in vendita a 54.300 euro. Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada di questa settimana. In questa puntata su cosa ci concentriamo? Sull'ammiraglia di casa Nissan. Adesso è alla X-Trail che tocca il ruolo di massima portabandiera
del marchio nipponico. La troviamo oggi in motorizzazione Power, che è anche l'unica disponibile a listino. Come vediamo, questa nuova generazione porta avanti il discorso stilistico già iniziato da Juke e da Qashqai, con linee che si fanno un pochettino più aggressive e anche osano un pochettino di più in fatto di stile. Diversi centimetri vengono recuperati da questa nuova generazione della X-Trail, infatti abbiamo una lunghezza adesso di 468 centimetri, larghezza 186, altezza 173, con un passo di 2,70 m, e questo dà veramente una grande abitabilità anche per chi siede dietro, davvero una delle cose che ci hanno maggiormente stupito. È disponibile anche a 4 ruote motrici e anche a 7 posti, ma questo solo con la motorizzazione con doppio motore elettrico, ma dopo ci torneremo. All'interno si respira tutta quell'aria da ammiraglia di cui parlavamo prima e che ora spetta di diritto a questo modello. Plastiche morbide si alternano all'ecopelle che riveste le sedute davvero comode sia all'anteriore che al posteriore. Da segnalare sicuramente il divanetto posteriore che si sposta di 22 cm in avanti e indietro per privilegiare a seconda delle esigenze lo spazio di carico o lo spazio per le gambe. Questo è permesso anche grazie ai 270 cm di passo di cui è dotata questa X-Trail. E-Power è il nome di questo particolare sistema ibrido brevettato da Nissan ed è l'unica motorizzazione presente a listino per la X-Trail. Come dicevamo all'inizio, possiamo definirlo come un sistema elettrico però alimentato a benzina. Non ha una spina di ricarica e per alimentarlo bisogna fare il pieno di benzina verde. Si tratta infatti di un ibrido in serie, così si dice tecnicamente, in cui la trazione è data, nel caso della nostra versione di oggi a due ruote motrici, da un motore elettrico che eroga 204 cavalli e 330 Nm. Questo viene a sua volta alimentato da una batteria di piccole dimensioni, da 1,7 kWh, che a sua volta riceve l'energia prodotta da un motore che funge prettamente da generatore. Si tratta di un 1500 turbo benzina, tre cilindri, non è a ciclo Atkinson, ma ha comunque una architettura tale da ottimizzarne i consumi. In questa maniera riusciamo ad avere dei dati di consumo che per la versione a due ruote motrici oscillano tra i 5,8 e i 6,2 litri per 100 km. Questo è il dato dichiarato. E per una volta possiamo dirvi che questo dato è veramente molto vicino a quello che abbiamo rilevato noi sulla nostra ruota su strada, 6,5 litri per 100 km. Considerate anche che siamo a bordo di un Sport Utility Vehicle di 1800 kg che può avere dai 5 ai 7 posti. A listino troviamo anche una versione a 4 ruote motrici e questa permette anche di avere a richiesta i 7 posti. In questa maniera le possibilità di utilizzo aumentano esponenzialmente anche in fuoristrada. Parliamo un attimo anche di prestazioni, perché questo motore elettrico da 204 cavalli ci permette di avere un'accelerazione da 0 a 100 km orari in 8 secondi con una velocità massima attorno ai 170 km all'ora. Nel misto si rivela confortevole anche tra le curve, me l'aspettavo un pochettino più morbida sinceramente, ma ci permette di avere una dinamica di guida sempre diciamo fedele alle aspettative, non ci mette mai in difficoltà e nonostante tutto i 1800 kg non si sentono troppo e ci muoviamo sempre con massima agilità.
Ed ora, cari telespettatori, un'occhiata ai prezzi. Quella che abbiamo guidato oggi era la punta di diamante, diciamo, della versione due ruote motrici. Abbiamo provato l'allestimento Tecna, che costa circa 47.700 euro, ma sappiate che la forbice del listino spazia dai 38.000 circa della versione d'interno, che si chiama Visia, ai circa 51.000 della Tecna, però con quattro ruote motrici, che nella fattispecie si chiama e-Force 4WD. Di mercato dell'auto usata, quella per definizione di seconda mano, se ne parla sempre più spesso. E le cause sono molteplici. Safe Drive non scenderà ora nei dettagli di questa analisi, ma l'ascesa dei listini collegati alle auto nuove e i tempi di consegna molto più dilatati, anche rispetto al passato più recente, sono certamente due fattori da tenere in seria considerazione. Le cause che li hanno innescati sono diverse e ben note, e la conseguenza principale è quella di avere ulteriormente animato il mercato dell'usato. Ma qui viene il bello, o il difficile. Come faccio a fidarmi? Com'è possibile ricevere le giuste garanzie? Sono questi i quesiti più comuni al momento di acquistare un veicolo di seconda mano. Alcune risposte sono state fornite dal marchio Spoticar, componente della numerosa e variegata famiglia del gruppo Stellantis e interamente dedicato al commercio delle vetture usate di tutti i marchi, e quindi non solo di quelle appartenenti al gruppo italo-francese. Partiamo dalla definizione di piattaforma Figital. Come si può intuire, si tratta di una soluzione ibrida tra il web e il punto di vendita fisico. Spoticar fornisce quindi la possibilità di completare l'acquisto online oppure di finalizzarlo presso il venditore. Anche per questo Spoticar sta vivendo una fase di forte espansione. Gli attuali 236 showroom dovrebbero diventare infatti 440 nel corso di quest'anno, con un incremento di ben l'86%. In sintesi, i principali servizi forniti da Spoticar, oltre alla rete dei dealer, prevedono anche specifiche strutture di vendita e assistenza supportate da consulenti di vendita dedicati. L'attuale disponibilità di auto usate gestite da Spoticar arriva oggi a 11.000 unità e per ognuna di esse è prevista la formula dei 100 punti di controllo, che ne certifica il corretto stato di efficienza e manutenzione. A questo seguono la formula soddisfatto o rimborsato, la garanzia fino a 48 mesi, la possibilità del test drive preacquisto, l'assistenza stradale 24 ore su 24 in tutta Europa 7 giorni su 7 e nessun costo di manutenzione fino a 15.000 km oppure per un anno. Da un punto di vista ancora strettamente commerciale, Spoticar consente la permuta di tutti i veicoli e una possibilità di finanziamento. Per Alfa Romeo, Lancia e DS è riservato uno specifico programma Certified, con esperienza diretta presso i dealer di questi marchi. Gli obiettivi dichiarati da Spoticar non sono irrilevanti. Il brand del gruppo Stellantis intende passare dalle 53.000 auto vendute lo scorso anno a 80.000 per il 2023. Al di là degli obiettivi aziendali, si tratta certamente di una spia della vitalità che il mercato auto dell'usato si appresta a esprimere anche nei prossimi mesi. La somiglianza, il contrasto, la contiguità, la comprensione relativa al fenomeno dell'associazione di idee ha impegnato i filosofi fin dall'antichità. Safe Drive non ha velleità di fornire risposte precise a questo tema, ma si limiterà ad appurare che questo meccanismo funziona bene e come anche nel mondo dell'automobile. Vuoi per la tradizione, per la storia, per i tratti stilistici o per semplici ricordi personali, ma ogni marchio delle quattro ruote rimanda a una idea che ne certifica anche l'identità. Oggi vi invitiamo a fare questa prova con Suzuki. Avete pensato a vetture compatte, ben fatte ed economiche? Forse, ma per quanto corretto è più probabile associare la casa giapponese al mondo del fuoristrada, alla guida in off-road, che vuol dire divertimento allo stato puro. Un elemento quest'ultimo che sta particolarmente a cuore oggi a chi gestisce le sorti del marchio Suzuki. Nella gamma non mancano di certo SUV e crossover, tutti regolarmente ibridi e quindi rispettosi del percorso che porta alla completa elettrificazione. Ma soprattutto non manca la trazione integrale, quel 4x4 che si conferma come genere dominante nel DNA Suzuki.
Vitara, S-Cross e A-Cross sono i nomi ben noti, ma a colpire fantasia e attenzione c'è anche l'intramontabile Jimny, seppure oggi presente solo nell'allestimento Pro, con omologazione N1 che poi non è nient'altro che quella corrispondente all'omologazione autocarro. Le forme squadrate e ultracompatte, appena 3,48 m di lunghezza, fanno di Jimny ancora oggi una sorta di icona. Ed è corretto ricordarlo anche un ottimo successo commerciale. Al resto pensano l'altezza da terra di ben 21 cm e alcuni elementi strutturali quali il telaio a longheroni, le molle elicoidali e il riduttore per il fuoristrada che rendono Suzuki Jimny un mezzo quasi inarrestabile anche laddove sarebbero in pochi a osare. E a proposito di passione per il fuoristrada e divertimento assoluto per la guida, non è un caso che l'ultracompatto off-road giapponese sia anche assiduo e riconosciuto protagonista del raduno che da 12 anni a questa parte raccoglie annualmente tutti gli estimatori dei fuoristrada Suzuki. Ma non è finita qui. La forte attitudine per le competizioni e per il mondo racing è sublimata anche dal Suzuki Challenge, il trofeo monomarca che in questa stagione si appresta a tagliare il traguardo della 24esima edizione. Lo spirito della competizione è ben raccontato dal regolamento, che ammette al via qualsiasi Suzuki da off-road di ogni epoca e tipo di omologazione. Samurai, Gran Vitara e Jimny sono le grandi protagoniste del Suzuki Challenge, che proprio quest'anno ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Casco d'Oro, istituito dal settimanale Autosprint, quale miglior trofeo monomarca. Una bella storia di passione in un'epoca in cui, giusto per rimanere in argomento, non sempre questo tema si associa all'automobile. Il futuro di Suzuki è fortemente proiettato verso l'elettrificazione. Lo testimonia il progetto già dichiarato di avere entro il 2030 una gamma composta per il 20% di vetture ibride e per l'80% di modelli totalmente elettrici. Questa è la strada ormai tracciata, ma Safe Drive è certa che dalle parti di Hamamatsu non rinunceranno a fare del fuoristrada e del puro piacere di guida i propri vessilli ancora per molto tempo. Amici di Safe Drive, ben ritrovati in studio per questa terza e ultima parte. Anche per questa settimana andremo a parlare ancora una volta con molto piacere naturalmente di alta orologeria, in questo caso lo faremo con Hublot, ma capiremo ancora qualche nesso interessante, direi, che lega appunto questo mondo anche all'attuale situazione dell'industria, tutto sommato anche dell'industria automobilistica. Non vado oltre, presento i nostri ospiti a partire da Emanuele Citofilo Marino, brand manager per Hublot Italia. Ben arrivato Emanuele. Buongiorno, grazie. E un caro saluto a Paolo Artemi, style Corriere della Sera e vicepresidente WIGA. Ciao Paolo. Buonasera a tutti, grazie per l'invito Andrea. Allora, non so se ho azzardato troppo, però insomma, diciamo che nello studiare anche questo momento insieme a Hublot, Paolo, hai centrato un po' il punto, no, di capire se poi là, fenomeni come la decarbonizzazione, no, che sono un po' all'ordine del giorno, ormai da un po' di tempo, che coinvolgono, è vero, l'industria automobilistica, lo sappiamo bene, no, come ci raccontiamo spesso qui a Safe Drive, possono in qualche modo coinvolgere anche altri ambiti, per esempio anche quello dell'industria legata all'orologeria. È così secondo te? Ci sono delle iniziative in questo senso? Beh, purtroppo tutti quanti sono toccati da quella che è la decarbonizzazione, la lotta a quel diavolaccio che è la CO2, eccetera, eccetera. Poi naturalmente ciascuno lo fa con dei sistemi più appropriati e anche più interessanti. Per esempio Hublot ha deciso di fare una ricerca che non era mai stata fatta prima. Ha preso una parte dell'oceano australe, se sì, non sbaglio, sì. L'oceano australe, una zona dove ci sono le 50 urla, perché ci sono sempre delle tempeste, delle cose incredibili, un mare che così più tempestoso non c'è. Hanno preso un'operazione che si chiama Polpod e l'hanno sponsorizzata. Che cosa farà questa operazione? In questo ramo dell'oceano australe c'è un fenomeno particolare. Qui l'acqua si mangia il 40% della anidride carbonica, ovvero
riceve anidride carbonica e non restituisce il 100% dell'anidride carbonica, ma solo il 60%. Ecco che allora, attraverso un personaggio molto particolare, hanno organizzato, che si chiama Jean-Louis Etienne, hanno organizzato questa Hublot Exploration. Vanno a vedere perché questa zona del mare è così capace di diminuire la CO2. Naturalmente non ce l'hanno mai stati prima e questa è una cosa che va veramente a onore di Hublot. Hublot ha investito in questa operazione, c'è un mezzo navale che è alto 100 metri e ha 80 metri sott'acqua, viene fissato con 150 tonnellate per tenerlo dritto, non, naturalmente anche se è in mezzo a queste tempeste incredibili non si rovescia, e per muoversi, o perlomeno non tanto per muoversi, ma per vivere, utilizza 6 turbine che danno tutta quella che è l'energia che occorre per questo tipo di ricerca. E adesso loro è un anno che stanno organizzando questa ricerca incredibile. Dal mio punto di vista veramente non so se poi misurano con gli orologi Hublot il tempo che passa da quando sono partiti ad adesso, però potremmo chiederlo effettivamente a Emanuele. Però certo, diciamo, per chi è un po' al di fuori di questo mondo può sembrare un'iniziativa molto particolare, quasi insospettabile, no? Per un marchio dell'alta orologeria. È un vabbè, Hublot è differente in tutto quello che fa, dunque questa iniziativa è abbastanza insolita per un marchio di alta orologeria. Aggiungo solo che per Hublot è anche una maniera di tornare alle origini legandosi al mare, perché ricordiamo che nel 1980, quando Hublot nacque con un cinturino di caucciù, Hublot vuol dire Hublot, e quindi c'è quel ritorno al mare. Mare un po' tempestoso in questo caso, con delle finalità importanti però. Sì, esatto. Però non finisce qui, tutto sommato. No. Diciamo, no, qui ci scostiamo un po' dal mare, andiamo verso la terraferma, però c'è un'altra iniziativa che direi anche questa molto interessante. Sì, sempre all'interno dell'universo Hublot Explorations. Abbiamo presentato a inizio gennaio, nel contesto della LVMH Watch Week 2023, la terza edizione del Big Bang Unico SORAI. SORAI è un'organizzazione creata da Kevin Peterson, un ex campione cricket di fama internazionale, sì, uno dei più grandi, che ha preso a cuore la salvaguardia dei rinoceronti, che sono una specie in via di estinzione. Sono morti, in media ogni giorno ne muoiono, vengono uccisi 3 rinoceronti selvatici, nonostante il corno sia vietato già da parecchie decadi, comunque oggi il valore di un corno è superiore a quello dell'oro. Quindi purtroppo c'è questo bracconaggio in atto e SORAI si occupa di lottare tutto questo tramite una serie di interventi. E abbiamo creato quindi questo orologio che racconta anche in maniera romantica, se volete, questa partnership fra Hublot e SORAI. Difatti vediamo un Big Bang unico 42 mm con una ceramica dal colore inedito che è grigio. Il colore grigio è lo stesso stesso colore della pelle dei rinoceronti. Troviamo sugli indici e sul cinturino i colori dei tramonti sudafricani. Ma perché i tramonti? Perché proprio quando, dopo il tramonto, che i rinoceronti sono in pericolo di vita, nel senso che i bracconieri escono alla sera. Rimaniamo un po' in clima esotico, Singapore, Watch Week, diciamo che ci sono tante cose da raccontare dal vostro punto di vista, partirei però dal Classic Fusion Original, 40 anni, entra in collezione sostanzialmente, quindi ti vorrei chiedere l'importanza, ecco, di ovviamente questo orologio e anche di questo contesto di Singapore. Come hai detto bene, a Singapore, appunto nel contesto della Watch Week 2023, abbiamo presentato
un'estensione di prodotto naturale nella famiglia dei Classic Fusion che già avevamo, a cui già avevamo accennato 2 anni fa, quando Hublot compì 40 anni. 2 anni fa questo orologio fu presentato in 45 mm, oggi lo vediamo invece proposto in 42, 38 e 33 mm. Ed è un orologio che reinterpreta in chiave moderna gli stilemi classici del Classic Fusion degli anni 80, appunto. Quindi quadrante laccato nero, no indici, solo data. A ore 12 vediamo il logo Hublot che è sensibilmente più grande rispetto a quello che vediamo nella gamma normale. Vediamo una doppia fibbia al posto della deployante, diciamo, classica che abbiamo oggi su tutti i nostri orologi, proposto nell'iconico oro giallo 18 carati, in titanio e in ceramica nera. Un prodotto non in edizione limitata, ma comunque da una produzione limitata e ha già riscosso enorme successo, tantissime richieste. Siamo molto soddisfatti di come è stato accolto dal mercato questo prodotto. Paolo, nuove sfide Hublot passano da questi esemplari meravigliosi naturalmente, ma non solo, perché come giustamente ricordava all'inizio di questo studio Emanuele, Hublot è un marchio orologiero sicuramente che si distingue per le sue iniziative, per il modo anche di agire e in questo probabilmente i testimonial continuano a svolgere una funzione importante. Queste nuove sfide passano un po' anche da questo forse secondo te, quello chiediamo anche ad Emanuele naturalmente. Sì, a me dispiace un pochettino perché nel passato c'erano delle cose che mi erano vicine, anche così perché adesso avrei potuto anche sfottere i tifosi della Juventus quando loro così facevano gli sponsor della Juventus, sfottere. Lunga, lunga vita alla Juventus, io penso che nessuno delle squadre di calcio di oggi sia esente da quello che viene imputato alla Juventus. Chiusa questa parentesi, direi che in effetti mi manca un po', anche se vuoi, la Ferrari, ecco, quando loro facevano degli orologi straordinari con i designer della Ferrari. E beh, adesso però loro puntano sempre in altissimo, non in alto, vanno in cielo, ma vanno su Marte, vanno. E insomma, aver preso Djokovic a fare il testimonial dei loro orologi, un cattivissimo come Djokovic che vince sempre, beh, questo è un fantastico colpo di genio. E perché poi, dobbiamo dire, non è, il tennis è uno sport mondiale, per cui oggi come oggi, chi ha un'attenzione a tutti i mercati del mondo deve avere come testimonial quelli che sono i grandi protagonisti del mondo. Quindi Djokovic è un grande personaggio. Ma poi ce ne sono tantissimi. Emanuele, li facciamo dire a lui. Emanuele, il tuo commento quindi a riguardo? Parlando di leggende e tornando a quello che è il pilastro portante della comunicazione e marketing di Hublot, che è il calcio, parlerei di Maradona e Pelé. Poi sicuramente, parlando sempre di leggende, Bolt. Parlando di leggende invece nel mondo della musica, i Depeche Mode, con cui fra l'altro abbiamo fatto in passato, ma riceverete degli aggiornamenti anche prossimamente, abbiamo fatto in passato una bellissima operazione di charity, anche lì in Sudafrica, portando acqua in dei villaggi che non avevano acqua. Ma poi abbiamo ambasciatori di calibro mondiale leggendario anche nel mondo del golf, con Justin Rose e Dustin Johnson. Quindi, veramente, questa non gara, ma questo andare a creare partnership con ambasciatori leggendari è un bel metro di comunicazione. Torniamo un attimo indietro. Singapore Watch Week è stata una vetrina importantissima per voi. Proviamo a condensare un po', insomma, quelle che sono state le vostre novità più importanti. Ma guarda, vi propongo l'altra grandissima novità che abbiamo proposto.
su una cassa zaffiro dal colore inedito, che noi chiamiamo neon, yellow neon Saxon. C'è un yellow, no? È come se fosse un adesivo giallo. Sì. È stupendo, ha una luce... Scheletro. Tutto trasparente, tutto ovviamente. Trasparente. Il movimento che ospita all'interno di questa cassa è un tourbillon automatico, la cui particolarità è avere la massa oscillante posizionata sul quadrante a ore 12, della stessa dimensione del tourbillon che invece è a ore 6. Massa oscillante che ripropone la scritta Hublot ed è in oro bianco 18 carati. Questo perché, data la dimensione minuscola, piccola, per avere la forza di girare deve avere un peso specifico rilevante. Per questo si è andata a farla in oro giallo, in oro bianco 18 carati. Ma comunque la grandissima novità qui è questo zaffiro di un colore inedito che ha richiesto 3 anni di ricerca e sviluppo. Si ottiene questo colore pazzesco grazie all'utilizzo di terre rare, fra cui il tullio, l'olmio e il cromo e l'ossido di alluminio. Quindi, Hublot ha in manifattura un reparto di metallurgia in azienda, dunque questi ingegneri, sono ingegneri, lavorano 365 giorni all'anno per creare e trovare e inventare soluzioni inedite. È il lavoro di Hublot. Emanuele, siamo in chiusura, lo ha sottolineato ancora una volta Paolo, lo hai fatto anche tu prima, questa universalità, diciamo, che permea poi quello che è il marchio Hublot. Quale sarà la direzione da qui in avanti, secondo te? Quali novità eventualmente? O comunque quale sarà la strada un po'? Continuerete su quella già tracciata fino ad oggi? Lo vedremo fra pochissimo, perché fra poco ci sarà l'appuntamento di Basilea. Di quella che è la nuova Basilea, sì, che è a Ginevra, si chiama Watches and Wonders, che è la seconda quest'anno, 2023 sarà la seconda edizione, ne vedrete delle belle. Va bene, hai creato l'anteprima. È una sintesi non troppo efficace, ma comunque che dà un segno di quello che... In effetti devo dire che a Singapore loro hanno fatto uno sforzo enorme perché hanno costruito un parterre de roi di orologi che dal mio punto di vista... lo direi ai nostri amici che ci seguono, ai telespettatori, Hublot ha avuto in questi ultimi anni un successo assolutamente incredibile. Io non so quanto è aumentato il fatturato, non so quanti orologi sono stati venduti, però so che in tutto il mondo si parla di Hublot ed è un marchio relativamente giovane, nato una quarantina di anni fa. Combattiamo contro mostri sacri che hanno 5 volte la nostra età. Combattendo con mostri sacri che hanno una storia alle spalle. E quello che mi sorprende è che è entrato in un mondo di classicismo. È un orologio, come si può dire, all'avanguardia, in evoluzione, però tu vedi che anche passare da quello che è l'orologio vero, classico, quello con le lancette, anche l'automatico, loro riescono a mantenere una posizione di leadership. Correggimi se sbaglio, Emanuele. No, è vero. I pilastri del successo di Hublot si basano sulla comunicazione, sul marketing, ma sul prodotto. Ci sono 3 famiglie di prodotti che sono i Classic Fusion, i Big Bang e gli Spirit of Big Bang. E essendo nato da relativamente poco, ha avuto modo di investire e lavorare su queste 3 famiglie di prodotti che hanno 3 prospect differenti. E questo ha dato grande respiro e tantissimo passaparola al marchio, perché si vanno veramente a toccare delle fasce di clientela molto diverse. E, addirittura anche con gli orologi digitali, che non è il nostro core business, ma che è anche questo è uno dei medium per cui parlare, che abbiamo fatto in ultima istanza per la Coppa del Mondo che si è appena disputata in Qatar,
abbiamo fatto una edizione limitata di 1000 pezzi del Big Bang E, che appunto è completamente digitale, su una cassa 44 mm in ceramica nera. Oltretutto, questi orologi sono stati indossati da tutti i 129 arbitri della competizione. Quindi l'idea di Hublot è proprio nel DNA, ha proprio l'idea di essere prima, differente e unica. E direi che insomma abbiamo raccontato ampiamente in questo viaggio, anche un po' in tutto il globo, dobbiamo dire, in questa occasione. Siamo in chiusura, allora ringrazio i nostri ospiti, Emanuele Citofilo Marino, brand manager Hublot per l'Italia. Grazie mille Emanuele. Grazie a voi. E un grazie di cuore anche a Paolo Ortemi, sta il Corriere della Sera e vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo. Grazie a tutti, buonasera. E per quanto mi riguarda, invece, l'appuntamento, come sempre, la prossima settimana con Safe Drive.